Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, ve lo ripeto anche subito nel tutorial, ma ecco qui la nuova mattonella, forse la più facile fino ad oggi, la numero 11, e come vedete la misura e le misure sono sempre le stesse. Allora, molto facile come potete vedere, impariamo questo nuovo punto, è un punto facilissimo, adattissimo per le borse, se uno deve fare una borsa per esempio per andare al mercato, eccetera, perché è molto elastico, vedete? È molto facile da realizzare veramente perché sono solo catenelle e maglia bassa. Ok, vi lascio al tutorial. E buona visione. Intanto vi faccio una carrellata delle mattonelle che abbiamo fatto fino ad oggi. Ok, eccola qui, queste sono due uguali, questa, questa, questa e questa. Ok, siamo a 11, bella altezza. Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova mattonella. Guardate quante ne abbiamo già, non so se le avete fatte tutte, queste sono due, vedete, le ho fatte doppie. E questa così, così, questa qui. Ho deciso di fare oggi e di utilizzare ancora una, così conosciamo anche un punto, il punto Archetti, ma volevo farlo in bianco perché così vedete ho fatto un po' troppo scuro e quindi preferisco adesso fare qualche cosa in chiaro. Allora, iniziamo montando 26 maglie, cioè 26 catenelle. Quindi ci vediamo quando ho finito di montare le mie 26 catenelle. Io sto utilizzando sempre lo stesso filato, che è quello molto economico, praticamente costa 1 euro circa, eccetera, e con l'uncinetto numero 4. Quindi stesso filato, stesso uncinetto. Se voi avete dei filati diversi, eccetera, però dovete cercare, non tenete conto quindi di quante catenelle io monto, ma dovete cercare di fare le mattonelle tutte uguali. Questo è molto importante. Ok, io monterò adesso queste 26 catenelle. Questo punto molto facile, si utilizza anche per fare borse, eccetera, perché è molto facile, cresce con molta facilità. Allora, 26 catenelle. Andiamo su 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella sesta, dall'uncinetto, facciamo una maglia bassa. Adesso 1, 2, 3. 4, 5 catenelle, saltiamo 3 maglie di base, 3 catenelle di base, 1, 2, 3, nella quarta facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo 3 catenelle, 1, 2, 3, nella quarta facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 nella quarta, una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 nella quarta, una maglia bassa e l'ultimo 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nell'ultima e facciamo la nostra maglia bassa. Avremo 5 archetti, 1, 2, 3, 4 e 5 più un mezzo archetto. Ok, adesso facciamo nuovamente 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5 e verrà il nostro mezzo archetto, con questo. E andiamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo una maglia bassa. 1, 2, 3. 4, 5, nuovamente una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, ancora una maglia bassa e 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa e 1, 2, 3, 4, 5 e adesso andiamo nella questa qui, in quella centrale, ecco. E facciamo una maglia bassa. Questo è quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo ripetere con 1, 2, 3, 4, 5 e andare in ogni archetto qui e qui mettiamo sempre in questa centrale.
Tutto qui, dobbiamo continuare finché, come vedete, la lunghezza è questa, finché chiaramente abbiamo l'altezza delle altre mattonelle, quindi devono essere tutte uguali, quindi proseguiamo in questa maniera. Se avete una lana diversa, mi raccomando di mettere magari un multiplo che vada bene. Questo è un multiplo di 4. Ok, tutto qua. Abbiamo finito. E grazie per aver visto e che vedete questa mia playlist. Questa mia playlist è carinissima. Guardate, visto che abbiamo finito, vi faccio vedere una carrellata di tutte le mattonelle. Questo qui, guardate, abbiamo anche imparato un punto nuovo, sempre per chi magari non sa utilizzare bene l'uncinetto. Questi sono tutte mezze maglie alte oppure maglie alte, quante belline. Questo punto azzeco, questo è carinissimo, guardate, con questo vedete abbiamo anche imparato a cambiare i colori. Questa è la classica Old America, che ne potete fare anche di più ovviamente. Guardate questo punto quanto è carino per fare anche una maglia, stupendo. Questo è nuovamente un cambio colore, vedete qua, e questo è ancora un altro punto, guardate quanto è bello. Ok, fino adesso ne abbiamo fatte 11, questa qui con gli archetti è l'undicesima mattonella e proseguiamo così. Ogni giovedì troverete le mattonelle online. Ciao a tutti, grazie ancora. Eccoci qui, finita. Vi presento la nuova mattonella appena terminata con un tutorial veramente velocissimo perché molto molto facile da realizzare, praticamente solo catenelle e maglia bassa. Come vedete, la misura ci siamo, è perfetta con le altre mattonelle. Vi lascio subito al tutorial. Questa è la numero 11, la mattonella numero 11. Ok, buona visione del mio tutorial. Ciao a tutti.